Che noia. Ho bisogno del mio sonno di bellezza. Ehi, Sunny, sta dormendo. Ehi, svegliati. Non puoi dormire in classe. Sì che posso. Ehi, sveglia. Smettila. Ehi, dormigliona. La pianti. Devo cambiare posto. Ho un'idea. Avrò bisogno di un palloncino. Lo gonfio. Dovrebbe andare. Devo essere veloce. Metto la felpa sul palloncino e mi nascondo qui sotto. Ora aspettiamo. Ah, non di nuovo. Non imparerà mai. Ah, che stanchezza. Questo sarà nel test. Sunny, stai dormendo? Ah, non ci siamo. Oh! Cos'è stato? Oh, salve. Ho cercato di avvertirti. Sei nei guai. Mi dispiace. È stato divertente, però. È semplice, ragazzi. Ora... Ops, il mio stomaco sta brontolando. Mi serve cibo. Oh, la lezione sta quasi finendo. Sì, la lezione è finita. Che sollievo, andiamocene. Ricordate i compiti, sono per domani. Ho una domanda, probabilmente è ovvio, ma... Arriva al punto. Stavo leggendo i compiti e... Oh, basta, fuori! Ma cosa... Oh, è proprio una secchiona. Finalmente posso mangiare, ho l'acquolina. Il mio adorato ramen. Non vedo l'ora. Adoro i noodles. Si mangia. Oh, sono caldi. Oh, ho poco tempo. Voglio mangiarli. So cosa fare, posso usare questo. Applico del nastro e attacco l'altra estremità alla mia scarpa. Spero che funzioni. Proviamo. Wow, guarda come va. Sta raffreddando i miei noodles. Devo mangiare velocemente. Buono. Ora sì che si ragiona. E la pausa è finita. Ah, ne avevo bisogno. Entrate pure, ragazzi. Sedetevi. Che pausa veloce. Aprite i vostri libri e cominciamo. Wow, guarda Alex. È così bello. Ecco il mio sguardo intenso. Sunny, ripigliati. Aspetta, ho capito. Uno più uno fa due. Certo, è innamorata di Alex. Aspetta un secondo, e tutti quei brufoli? Forse posso aiutarla e so cosa fare. Avrò bisogno della mia matita e di un bisturi. Farò un'incisione nella gomma, devo rimuoverne una sezione. Andrà molto lentamente così, non voglio fare errori. Deve essere perfetta per Sunny, le piacerà tantissimo. Prima parte fatta, ma c'è ancora tanto da fare. Faccio più tagli sul lato rimuovendo l'eccesso e ricavo un cuore. Sembra fantastico. Ecco qui, è proprio quello che volevo. C'è ancora una cosa da fare, applicarci il mio rossetto. Ne metto parecchio. Così. Questo tono è stupendo, credo sia il mio preferito. Ok, siamo a posto. Ehi, Sunny? Ferma così. Ehi, ma che fai? Perché? Da un'occhiata. Wow, è bellissimo. Non fermarti. Copri quei brufoli. Sei la migliore. È per questo che sono qui. Grazie, Gina. Ok, augurami buona fortuna. Ciao, Alex. Oh, Sunny, sei bellissima. Ah, il vero amore. Dai, sbrigati. È tutto mio qui, vedi? Aspetta. Guarda qui. Non è bellissimo? Vuoi fare un giro? Ecco, accomodati. Ti farò favolosa. Sei più autunno o inverno? Secondo me sei estate. Ancora un minuto. Ecco qui. Oh! Cosa mi hai fatto? Lo so, è fantastico. Questo? Scherzi, spero. Oh. Aspetta, davvero non ti piace? Ma mi sono impegnata così tanto. Deve sparire. Ah!
un'idea! Wendy? Niente, sai, l'allergia! Stupido polline! Ma stai piangendo! Non volevo ferire i tuoi sentimenti! Aspetta, quello è un timbrino? Questo potrebbe risolvere tutto! Oh sì! Ehi, vuoi provare? Ah? Dove l'hai trovato? Che cos'è? Ok, guarda e impara! Pronta? Intanto lo premiamo su del trucco bianco, poi scegliamo un punto del viso. Io ho scelto la palpebra, ma non ho ancora finito. Con un pennello fine riempio il tutto. Potete anche rimmergere il pennello. Quasi finito! Uso il rosso per il fiocco. Attenzione a rimanere nelle linee. E passiamo all'altro lato. Una volta terminato, utilizzo il nero per il contorno del fiocco. Che occhi di gatto! Adesso sì che si ragiona. Facciamo una bella linea solida. Il tratto deve essere lento e fermo. Con il pennello faccio dei trattini sotto l'occhio, così. E ora? Continuando, un po' di luci. Ehi, perché no? Dico bene? Le pinzette ne facilitano l'applicazione. Quelli trasparenti possono andare sulla palpebra. Ok, l'ultimo. E adesso un po' di shimmer negli angoli interni. Non dimentichiamo la rima inferiore. Ecco, ci siamo! Wow, è una figata, vero? Molto meglio di prima, non credete? Vuoi provare? Wow, da qua! Che figata, eh? Oh? Dammelo! Lo voglio, prendi i miei soldi! Sembra che ora tu sia molto richiesta. Beh, io sono pronta. Andiamo! Da quant'è che sto studiando? Un'ora. Allora basta. Aspetta, cos'era il nucleo? Eccolo. Meglio che tenga il segno. Ora mi sento molto meglio. Mi ringrazierò più tardi, meglio che vada adesso. Ehi ragazza, hai una matita di riserva? Certo, sì, è tutta tua. Grazie. È meglio che vada. Ci vediamo? È così dolce. Aspetta. Oh no, che cosa ho fatto? Aspetta, era questa la pagina? Non permetterò che accada di nuovo. Usiamo questa, va? Crisi scongiurata. Spero di non essere in ritardo. Un dollaro! Chi trova tiene! E vai! Ok, devo solo concentrarmi. Più o meno. Dov'è finito il dollaro? Deve essermi caduto da qualche parte. Aspettate, era un fruscio? Allora non ci sentite, eh? Ma che? Non sono ammessi i libri. Ehi, psst, tieni. Wow, ma come hai fatto? La pagina è salvata. Carinissimo. Sembra che alla fine prenderò una A. Fatto e fatto. Che sollievo. Grazie, non importa. Quasi finito? Ciao! Guarda un po', ho preso il massimo! Ma dimmi come hai fatto! Oh, credo di potertelo dire! Prendi un foglio di carta e piegalo a triangolo, quindi taglia questo pezzo! Adesso piega nuovamente il triangolo! E ancora! Piega questo lembo verso il basso e poi anche la parte centrale! Quindi infila il lembo superiore e ripiegalo di nuovo qui. Ecco, adesso capovolgiamo in questo modo. Hello Kitty, per favore, non dimentichiamo le orecchie, eh? E il fiocco, naturalmente. Poi lo metti dove ti serve. Calza a pennello, vedi?
Facilissimo, no? È geniale! Ho molti altri trucchi come questo. Wow, che bel sonno! Ecco il mio spuntino di mezzanotte, sì. Ma è mattina! Oh, cavolo, sono in ritardo! Devo sbrigarmi! Oh, i miei capelli sono così unti! Non va affatto bene! E che cos'è questo odore? Ah, devo lavarmi i capelli assolutamente! Aspetta, non dovrebbe esserci dell'acqua? Yuhu! Acqua, so che ci sei! Ah, come faccio adesso? Forse posso usare questo borotalco! Lo verserò su tutti i capelli! Poi lo distribuirò per bene! Sì, ha funzionato alla grande! Il borotalco ha eliminato tutto l'unto! I miei capelli sembrano appena lavati! E sono pronta per la foto scolastica! Eh? Eh? Ciu! Salute! Ok, devo andare! Che bella festa! Oh, è così carino! Ehi, adoro come balli! Oh mio Dio! Sul serio? Che cosa ha lei che io non ho? Forse dovrei muovere di più i miei capelli? Sei proprio una brava ballerina! Perché non funziona? Non è giusto! Non è colpa mia, i miei capelli non sono lunghi e fluenti! Oh. Stai bene? Cosa c'è che non va? Vorrei avere i capelli come te! Questi? Ma che ci vuole? Ti aiuto io! Cominceremo rimuovendo questo elastico per capelli. Lo metteremo un po' più in alto. Faremo una coda di cavallo quassù. Quindi tiriamo su i lati. Useremo un altro elastico per tenere questi capelli all'insù. E li fissiamo in posizione. Questo look ti sta troppo bene! Che ne pensi? Non può essere! Sono i miei capelli questi! Grazie mille, sei la migliore! Dai, balliamo! Ehi, sei tornata! Wow, questa è la notte migliore di sempre! Muovi quei capelli, ragazza! Ragazze, fate attenzione! Un po' di lacca, copriti gli occhi! E il mio capolavoro è completo! Che ne pensi? È diverso! Aspetta, diverso bene o diverso male? A cosa stavi pensando? Tranquilla, posso rimediare! Tutti amano le rose! E... Tadan! Sul serio? Sembra che io sia appena uscita da un cespuglio! Ma questo è il mio stile distintivo! Dovrò fare qualcosa! Ah, che posso usare? Questa molletta potrebbe tornarmi utile! So io cosa fare! Comincerò mettendo i miei capelli in una coda di cavallo! Poi farò scorrere l'elastico più giù! Separerò i capelli e ci infilerò la coda di cavallo! E userò la molletta per tenerla in posizione così. Oh, mi sta bene! Ed è stato così facile! Wow! Ma come hai fatto? No, oh, adesso basta, mi arrendo! Mi licenzio! Ah? Qual è il suo problema? Era solo una molletta! Che bella partita! Oh, gara difficile, sono esausta! Erano una buona squadra, ma noi siamo stati più bravi. Assolutamente! Hai visto come ho tirato? Che stai facendo? Non riesco a togliere l'elastico dai miei capelli! Au! Me li sono appena strappati! Sarà molto doloroso! Wow, aspetta un attimo! Prova quest'olio di cocco! Aiuterà, te lo prometto! Aspetta, fammi provare! Ne metto un po' sull'elastico e poi lo farò scorrere verso il basso. Stanno scivolando via. Grazie, i miei capelli sono così morbidi, hanno un profumo buonissimo. È come una specie di balsamo. Ah, ricordati di questi. Meglio che torni a casa, ciao! Ciao, Sofia! Wow! Oh, mi sa che si è fatta male. Vuoi che chiami un'ambulanza? Sto bene, rimarrò qui ancora per un po'. Oh. Un simbolo del mio amore, tesoro. Vorrei avere un fidanzato? Così anch'io avrei dei regali! Oh, un'altra poesia, eh? Sì, che bello! Cattiva! Oh, ehi! Ehi, a me gli occhi, per favore! Se fossi la sua ragazza, sarebbe più felice!
Che belli! Oh! Sì! Ehi! Non sono invisibile, sai? Wow! Eh sì, sono una maestra con il trucco! Fantastico! Ti piace il rossetto, eh? Posso farlo anch'io, guarda! Primo, taglia la parte superiore dello stick. Poi tira fuori tutto il rossetto. Ora taglia lungo il lato, in questo modo. E di nuovo su questo lato. Infine, taglia una forma a triangolo, così. Sfuma i tagli con il lato piatto della lama. Ora hai un rossetto a forma di cuore. Woohoo! Chi vuole un po' del mio amore? Io so a chi darlo. Ok. E... Ops! Eh? Oh no, sono così imbranata. Aspetta, lascia che ti aiuti. Cosa? Ti amo. Cioè, grazie per l'aiuto. Ecco a te. Sono tornato. Cos'è quello? Un cuore? Non ci credo. Va via! Mi accompagni a chimica? Ci vediamo. Oh, cavolo. Ma aspetta, ti accompagno io in classe. Hai il mio cuore, dopo tutto. E ora ho il tuo. Evviva! 1, 2, 3. Wow, quanti! Hanno quasi le radici! Ma ne vale la pena per andare alla festa stasera. E ci sarà anche il mio Jake, con il suo simpatico apparecchio per i denti. In effetti, ho un'idea geniale. E di sicuro farà sorridere Jake. Dovrò lavorarci un po'. Aggiungi qualche altra chiusura a farfalla e avrai un apparecchio per i denti. Ora avvolgilo sui denti. Ciao, apparecchio! Gli piacerà. Chissà se Jake è già qui. Oh, ehi, come va? Tutto bene? Sei sempre uno spettacolo. Questa musica è da paura. Balliamo tutta la notte! Woohoo! Sì! Su le mani! Quella stroboscopia reggerà? Gina, spostati! Cavolo! La festa è finita. Va tutto bene. La nostra luce la farà continuare. Fantastico! Gente, continuate a ballare. Che meraviglia! Le luci! Continuate a sorridere, ok? Ecco, così va molto meglio. Ah, che bello il profumo dei fiori! Sono a casa! Oh oh! Oh, Gina! Ciao! Come va? Su cosa mi sono sedute? La spugna preferita di Stacy? Non è un mio problema. Perché è così silenziosa? Ehi, stai bene? Perché? Certo. Devo andare. Dove vai? Come vuoi. Ora del trucco. Dov'è la mia spugnetta? Che strano. Deve essere qui in giro. Oh, eccola. Grazie al cielo. Perché è rotta in due? Gina! Eh? Forse è stato un sogno. Torniamo al mondo dei sogni. Non riesco a crederci. Ha lasciato le sue cose. Finalmente un lato positivo. Sai che col dentifricio puoi far tornare integra la spugna? Basta metterla in un sacchetto di plastica e aggiungere un po' d'acqua. Chiudi e aspetta la magia. Oh, funziona! Ta-da! Di nuovo intera. Ecco. Cos'è che funziona o non funziona? Diccelo nei commenti. Mi serve una manicure. Oh, ciao! Ehi! Come posso aiutarti? Solo un piccolo restyling.
Nah, facciamo le cose in grande. Siediti. Ma non vorrai nulla di eccessivo. Fidati, sarai fantastica. Un approccio diverso. Sai quello che fai, vero? Certo, passiamo alle sopracciglia. Mi piacciono al naturale. Lascia fare ai professionisti. Mi fa il solletico. Questo colore è adatto a te. Wow, un altro capolavoro. Guardati. Ma cosa? Wow. Oddio. Grazie, sei un genio. Disegnare è divertente. Che posso fare adesso? Ho un po' di acquerelli. Questo disegno sarà bellissimo. Whee! Sono un artista. Sfumiamolo un po'. Perfetto, ora un po' di profumo. Buonissimo. Passiamo alle labbra. Oh no, è finito. Userò quest'altro. Ma che succede? Un momento. So io che è successo. Oh oh, facciamo finta di niente. Hai per caso giocato con i miei trucchi? Oh, che carino. Che bel colore. Ops. Forse posso aggiustarlo. Guardatemi, sono un'adulta. Bellissima. È così irritante. Ehi, non giocare più con i miei trucchi. È stato solo un incidente. Fattene una ragione. Ho un'idea. Cosa? Che c'è? Dammi quel pennello. Quale pennello? Dammelo. No, è mio. Non ci provare. Non scappare. Non mi prenderai. Prendi questo. Non posso perdere tempo. Via. Oh, cioccolato. Ricarichiamo le energie. Non ci arrivo. Cerchi questo? Dammi quel pennello. È una scelta difficile, ma ne vale la pena. Gnammi. Ora posso completare il mio make-up. Ho ricoperto il pennello con una tinta e ne metto un po' sulle labbra. Farò lo stesso con un altro colore. Lo ripeto su tutto il labbro. Aggiungo piccole sezioni colorate. È bellissimo. Ecco l'ultimo. Ma non ho ancora finito. Premerò le labbra insieme. Così avrò un rossetto multicolore. È come un arcobaleno sulle labbra. Passiamo agli occhi. Disegno una coda con l'eyeliner. Bella, vero? Facciamo qualcosa in più. Disegno un cuore sulla guancia. E dall'altro lato. Ci siamo. Aspetta, Penny! Che stai facendo? Wow! Lo so, sono fantastica! Sei bellissima! Prendi un po' di cioccolata! È stato divertente! Avresti dovuto vedere Jake che ballava! Oh oh. Ciao ragazze! Andiamocene! Ma parla con noi! Volevo solo essere amichevole! Cos'è questo? Wow, una festa in maschera! Sarebbe bello andarci. Vabbè. Un momento, potrei andarci. Dovrei prepararmi. Ho un'idea fantastica. Mettiamoci al lavoro. Inizierò con gli occhi. Giusto una pennellata per la coda. Ora è il momento delle ciglia finte. Mi faranno lo sguardo più definito e saranno più lunghe. Sono così facili da applicare. Wow. Uso questo pennello per sollevarle, così potrò mettere l'eyeliner. Molto bene, perfetto. Ora passo alla parte inferiore, un po' di colore naturale, che funzionerà come base. Poi uso l'eyeliner. Ok, passiamo al viso. Uso un po' di nero per il naso. E sul contorno labbra. Sembra che abbia un enorme baffo. Coloro il labbro superiore. Poi faccio dei puntini con il pennello. Ora è il momento dei baffi. Molto bene. E il vestito. Sono una gattina carinissima. Sono pronta.
divertiamoci. È così emozionante. Oh oh, la coda si è impigliata. Stupida pianta. Woohoo! Wow! È Penny! Wow! Balliamo? Certo! È una festa super! Non posso crederci! Vado via! Perché fa così? Mi sto divertendo un sacco! I capelli sono a posto, passiamo al trucco. Proviamo un po' di contouring. Wow, facilissimo! Mi serve un po' di fard. Ma non troppo. Mettiamolo con attenzione. Wow! Così risparmio tempo. Penny, che stai facendo? Eh? Secondo te? Mi sistemo il trucco. Così è un po' troppo. Dovresti fare così. E io cosa ho fatto? Forse potrei... Ok, riproviamo. Inizio togliendo il trucco appena fatto. È la parte più semplice. Uso questa spugnetta. Ci verso un po' di fondotinta. Poi lo stendo sulla pelle. Così creerò uno strato uniforme. Ora uso questo stick scuro. Disegno due linee sugli zigomi e ai lati del naso. Poi userò uno stick più chiaro. Parto dalla fronte. E poi giù. Così avrò due tonalità diverse. Sono pronta a sfumare. Uso una spugnetta pulita. Premo delicatamente la spugna e mescolo i diversi toni. Così ho il look che volevo. Ma c'è dell'altro. Questo look migliora sempre di più. Meglio non saltare nessun punto. Ok, finito. Ora tocca al blush. Ci passo delicatamente il pennello. Farà da illuminante. Un po' di glitter sulle palpebre. Ma non ho finito. Tocca alle labbra. Questo colore si abbina perfettamente agli altri. Che differenza! Che ne pensi? Meglio, vero? Wow! Sei fantastica! Grazie, Stacy! Matthew è in ritardo. Dov'è finito? Spero si sbrighi. Ho una fame pazzesca. Beh, controlliamo il trucco. Non va per niente bene. Mi serve una sistemata. Dov'è il mio rossetto? Non ho uno specchio. Ok, uso il cucchiaio. Ehi! Oh, che tipa! Che sto facendo di male? Ho uno specchio, quello che cercavo. Aspetta! Cos'è stato? Oh, sono mortificata! Ouch! Che dolore! Oh, cos'è successo al sopracciglio? Cosa? Ah, che disastro! Non posso farmi vedere così! Se solo sapessi come aiutarti! Oh, prendi un bicchiere d'acqua! Cosa? No! Beh, ci ho provato! Un momento, so cosa fare! Un cucchiaio, davvero? Ok. Inizio togliendo il trucco. Ora entra in scena il cucchiaio, che mi aiuterà a disegnare il sopracciglio. Lo metto sul sopracciglio e traccio una linea. Poi dovrò solo riempirla. Ed ecco il risultato. Uso questo pennello per le labbra. Lo passo sul rossetto. Così è davvero facile. Fatto quello che mi serviva. Stacy, sei incantevole. Matthew, sei arrivato. Adoro il lieto fine. Sono così belli. Un altro giorno di scuola. Almeno il telefono a farmi compagnia. No, il mio top. Non posso stare così.
Aspetta, credo di poter rimediare. Posso usare queste matite? Sì, potrebbe andare. Attacco una matita al top e continuo così con altre fino all'orlo. Faccio in modo di coprire la macchia. Sembra buono. È così colorato. Ma non ditelo a nessuno, ok? Grazie, 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 lo so, un aspetto fantastico. Sarei perfetta come reginetta del ballo, ma prima devo trovare un vestito. No, passo, non mi piace. Nessuno di questi. Eccolo, è lui! I dettagli, la maestria, le gemme, è bellissimo! È l'abito dei miei sogni e mi starebbe benissimo, ma quanto costa? Per un vestito! È pazzesco, spero di potermelo permettere, scopriamolo. Non penso bastino, si vede che non è destino. Una ragazza può sognare, però. Un momento, ho un'idea. Avrò bisogno di questo. Sto per trasformarlo in qualcosa di speciale. Lo metto sul tavolo e prendo un pennarello nero. Traccio una linea sul petto e poi una sulla spalla. Non dimentichiamo l'altro lato. Ora un'altra sul collo. Una volta fatto questo mi serviranno le forbici. Taglio il manichino in sezioni o delle strisce di tessuto argentato. Le attacco alla scollatura e voilà, è pronto. Fantastico, ho messo dei pantaloni simili ed è venuto super chic. Facciamo festa, oh sì! Jasmine è la nostra reginetta! Oddio! È così rilassante, non ho mai tempo per me, ma ogni tanto ci vuole. Ne approfitterò. Che cos'è? Oh, è Justin! Aspetta 15 minuti! Devo prepararmi! Ho dimenticato che ci vedevamo! Devo sbrigarmi! Non ho tempo per farmi i capelli! Un po' di cipria, ok, questa camicia è carina! Quasi pronta! Questi jeans mi stanno sempre bene, ma sono più stretti di quanto ricordassi! Forza, salite! Non ho tempo per questo! Perché è così difficile? Che rabbia! Proviamo ancora! Aspetta, ce l'ho fatta! Che sollievo! Ritiro tutto! È ora di andare. Aspetta, non può essere. Ecco perché sentivo fresco. Ah, che disastro. Che cosa c'è adesso? Oh, devo cambiarmi in fretta. A meno che... Sì, so cosa fare. Mi servirà questo pizzo e un paio di forbici. Taglio il pizzo a metà e faccio un taglio lungo la cucitura dei jeans. Metto un po' di colla e attacco il pizzo. Voglio che sia bello saldo. Dovrebbe andare. È proprio come l'immaginavo. Non vedo l'ora di sfoggiarla. E ci ho messo un attimo. Da dei jeans a una bellissima maxigonna. Sto arrivando. Ah, che bello stretching. Senti come brucia. Questi ragazzacci non si curano da soli. Per essere belli bisogna soffrire. Oh, Justin mi guarda. Non sono brava a flirtare. Guardavo me. Cosa? Davvero? Questo attirerà la sua attenzione. Sono un'atleta nata, guardami! No, ancora niente. Proviamo un approccio diverso. Distendiamo il collo facendo ondeggiare i capelli. Funziona nelle pubblicità. Oh, mi giro la testa. Mi serve una pausa. E continua a non guardarmi. Stai rovinando l'atmosfera. Solo io e i miei bicipiti possiamo... Wow! Che strano. Non capisco. Ah, adesso sì, i miei capelli sono un disastro. Devo sistemarli. E so cosa fare, sarà fantastico. Voglio stupire Justin. Mi servirà questo. Ne taglio una sezione così e poi ci avvolgo i capelli tenendoli ben stretti. Per far sì che restino in posizione uso delle retine. Perfetto. Farò lo stesso dall'altro lato. Non serviranno nemmeno la riccia capelli e la spazzola. Devo solo aspettare, gli farò perdere la testa. Justin? Cosa c'è? Che ti sei fatta in testa? Sta a vedere, dammi solo un secondo. È come se fossi appena uscita dal salone. Una roba mai vista. Ondeggiamo ancora, che ne dici? Wow, che sventola! Questa è la reazione che volevo. Sapevo avrebbe funzionato. Resti anche dopo? Puoi guardarmi mentre pompo altra ghisa. Oh, bella questa! Wow, guardate che posa, è così sensibile e carino. Questa è la mia preferita. È come se mi guardasse detto negli occhi, saremmo una coppia fantastica. Questa l'adoro. Aspetta, ha un tatuaggio? Fa vedere, ma che bello. E quel cuore è così adorabile. Forse dovrei farmi anch'io qualcosa. Le mie braccia sono così vuote, ma ho paura degli aghi. Forse posso usare questi, non mi serve un tatuaggio. Qualche sticker e passa la paura. Proviamo.
stacco il supporto e me lo metto sul braccio. Lo tengo ben saldo contro la pelle e prendo i miei ombretti, cominciando con l'arancione. Voglio coprire i cuori. Ora provo il blu. Sarà fantastico! Avrei dovuto pensarci prima, sarà come un vero e proprio tatuaggio. E non c'è ago in vista. Meglio di quanto pensassi. Facciamoci un selfie. Vai, lo posto. Spero che Justin lo veda. Sto già ricevendo like. Un messaggio. Sta succedendo davvero. E me lo chiede pure. Ho un appuntamento con Justin. Meglio che mi prepari. Ehi, ragazza. Cos'è stato? Chi è che lascia certe cose in giro? Non capisco. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Mi fa piacere che lo trovi divertente. Vabbè. Wow! Cado! Oh! Au! Che cos'è questo? Hello Kitty. Un regalo, eh? Credo di poterlo fare. Ehi, Wendy? Cosa? Questo è per te. Eh? Davvero? Questo? Miau! Eh? Wendy, sei tu? Ehi, mi piace! Ciao! Chiamami Hello Kitty. Fantastico, mi piace! Ehi, indovina un po'? Ho appena visto una cosa incredibile! Aspetta, rallenta, cos'è successo? Mi ha chiesto di uscire! Sì, fantastico! Ma aspetta un minuto, non ci vai vestita così, vero? Non esiste, ragazza! Ah no? Oh! Ok, aspetta! Con questi sarai una bomba! Fidati! Forte, grazie! Quindi, in pratica è così che si risolve il problema? Non riesco a concentrarmi sulla matematica in questo momento. Oh, devo fare qualcosa. Ehi, hai una gomma? Cosa? Oh, aspetta. Che ne dici di questa? Oh, grazie. Beh, figurati. Molto meglio. Beh, non ne ho più bisogno, non se ne accorgerà nessuno. Ah, finalmente è finita, posso andarmene? Oh, forse no. Oh, questa roba è come la colla, davvero disgustoso. Jasmine, meglio andare. Ma io ti aspetterò per sempre, tesoro. Oh no, e adesso? Aiuto, emergenza gomma! Aspetta, calmati, ho un'idea. Tutto ciò che serve è un po' d'amore. Il simbolo dell'amore, per essere precisi. Ora tagliamo intorno alla gomma. Rimuoviamo e dipingiamo tutto intorno. Ovviamente poi anche il cuore. Ora li rimetto a posto ma in punti diversi. Basta usare delle spille da balia. Carinissimi! È come avere un paio di jeans nuovi di zecca. E nessuna traccia di gomma. Grazie! Nessun problema. Ci vediamo! È ora di fare una doccia rilassante. È tutto il giorno che l'aspettavo. È così piacevole. La la la. Canto sotto la doccia. Dovrei essere una pop star, sarai perfetta. Ed è ora di asciugarsi i capelli. Adoro questo look. È come un piccolo arcobaleno. È quasi ora di andare, meglio che mi prepari. Come sono i miei capelli? Forse dovrei provare qualcosa di diverso. Aspetta, se ripenso all'ultima volta... Au, che male! Ma perché continuo a farlo? Il cavo è incastrato. Oh, cos'è successo? No, non va bene. Non la userò mai più. Ci deve essere un modo per farmi ricci senza ferirmi. Forse posso usare queste mollette. Proviamo. Metterò i miei capelli sopra lo stendino e poi li avvolgerò attorno alle aste.
poi userò le mollette per tenerli in posizione. Ecco, spero che funzioni. Forse sembro ridicola, ma ne varrà la pena. Vediamo come sono venuti i riccioli. Ah, che sensazione! Wow, i miei capelli stanno benissimo! Tempo di andare! Oh, perché questa piastra vuole farmi del male? Oh. Guarda qui! Wow, guarda quel braccialetto! Che c'è? È così vecchio! È così pesante a causa di tutti i diamanti! Carino, devo solo tirarmi indietro i capelli e... Ti piacciono i miei orecchini? Sono bellissimi! Sono così gelosa! Beh, guarda qui allora! Impressionante, vero? Tutto qui? Beh, io ho un sorriso da $1.000.000! Non ci posso credere! Ah, so io cosa fare! Adesso le faccio vedere io! Dei gioielli nei capelli! Che ne pensi, Luna? Oh, ma dai! Ah, non doveva succedere! Oh no, è caduto! Che figura! Guarda qui! Wow, ma che cos'è? Ti basta agganciare i gioielli ai capelli. È semplice. Ci sono anche diversi colori. Wow, è fantastico! Lo so, vero? Adoro questo stile. Ma i miei capelli sono così noiosi! Wow, com'è luminoso qui dentro! Non riesco a vedere niente! I miei occhi... Ah, ecco, così va meglio. Wow! Guarda queste acconciature! Le adoro! Mi ci vorrebbe un nuovo look! Ma quale? Proviamo qualcosa! Mi serviranno queste forbici! Ecco qui! Se coraggiosa, sono soltanto capelli! No, non lo farei se fossi in te! Credimi, ho imparato a mie spese! Dammi le forbici! C'è mancato poco! Non avrò mai una nuova pettinatura! O forse sì! Penso di avere un'idea. Userò questa fascia per capelli per legarmi i capelli e poi li tirerò avanti. Intreccerò il resto dei miei capelli. Saranno fighissimi. Quasi fatto. Questa parte dietro è fatta. Adesso separerò i miei capelli in cima alla testa e inserirò la treccia proprio qui. La infilerò fino alla fine. E adesso per la frangia. Userò la piastra per capelli per sistemarla. Un po' di calore sistemerà tutto. Poi l'allargherò un pochino, così, troppo bella. Dovrei stare in una rivista. Che cosa hai fatto ai tuoi capelli? Non capisco. Ho ancora le forbici. Sono solo una brava parrucchiera, mamma. La nuova scuola è bellissima. Quelli sono assorbenti? Beh, che c'è da ridere? Oh no, questo no! Alla faccia del nuovo inizio, eh? Mi toccherà inventare qualcosa. Sai che con i tamponi si possono ottenere dei capelli mossi? Sono della misura perfetta. Legali e aspetta. Visto? Favoloso! Wow! Incredibile! Meno male che ne ho un bel po'. Proviamo! Per il tuo naso che cola! Ah, niente di meglio di un vestito nuovo! Ti fa sentire completamente diversa! Queste calze però sono difficili da mettere! No! Ecco cosa intendo! E ora... Per fortuna ne ho un altro paio.
Riproviamo. Piano. Piano. No! Maledizione! Magari questo paio. Din 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 din. Abbiamo un vincitore. Perché queste unghie fanno così? Ci rinuncio. E quest'altro vecchiume? Non è possibile. Queste non vanno bene. Questi buchi sono enormi. Mi piace. Meglio fare scorta e andarsene. Cos'altro c'è qui intorno? Fiori freschi? Perfetti per la mia dolce metà. Che viso stupendo. Miei. Questi tizi sono proprio ricchi. Oh oh, non sono solo. Come mai queste lacrime? I miei collan continuano a strapparsi. Cosa? Ne ho un paio come nuovi. Visto? Tutti tuoi. Ma le unghie? Indossa i guanti. Prendi. Guanti? Ma certo! Grazie. Ehi, ma è fantastico! Si tirano su benissimo. Posso anche sistemarli, vedi? Grazie. Le mie gambe sono a posto ora. Questo ladro sa il fatto suo. Sai una cosa? Questi sono belli quasi quanto te. Oh, grazie. Un attimo. Oh, oh, meglio scappare. Torna qui! Ehi, Gina, guarda un po'. Carina, vero? Sì, super bella. Comunque, camminando fin qui mi è venuto appetito. Allora, qualche pettegolezzo? Certo. Oh mio Dio, guarda questa borsa. E anche questa. Oh no, la mia gonna. Sono tutta sporca. Come puoi essere così maldestra? Mi dispiace. Lascia che ti aiuti. Odio le mani di burro. Tieni. Dovrei dirti grazie, credo. Aspetta. Ho trovato. Cosa? Dammi la gonna. Ok, se insisti. Ora guarda la magia. Mettila in una ciotola con delle bustine di tè. Quindi versa dell'acqua bollente. Vedi il colore che ne esce? Immergila del tutto. E mettila da parte per un giorno. Più tardi avrai una gonna nuova. Che ne pensi? Ecco. È ancora più carina. Wow. Chi è quella splendida dea? Sto arrivando. Wow. Oh no. Ah, ma dove mi trovo? Tu? Beh, prima l'emoginardo ovviamente. Non succede niente. Sarà rotto. Che strano. Che succede? Oh, accidenti! Sono bella. Questo look mi sta bene. Era tutto un sogno? Sono ancora una nerd. Wow, in questa rivista sono tutte così alla moda. Che fortuna. Magari fossi anch'io così. Oh, interessante. Ma dai. Ragazza mia, fai qualcosa per quel monociglio. Al lavoro con le pinzette. Una foto mi ha appena insultata. Insomma, non è così male, giusto? Forse devo fare qualcosa davvero. Ma cosa? Non ho le pinzette. Oh, il mio astuccio. Forse qui troverò qualcosa di utile. Colla? Nah. Oh, un pettine per le sopracciglia. No, non va bene. C'è solo una cosa che posso fare. Andare a fare shopping. Wow, guarda quanti prodotti. Sicuramente venderanno le pinzette. Ma dove le tengono? Ah, wow! C'è un sacco di scelta. Oh,
queste qui andranno bene. Sicuramente fanno al caso mio. Finalmente dirò addio al monociglio. Prendo queste, grazie. Certo, solo un... Wow. Bastano? No, sono 50 dollari. Per un paio di pinzette. Non ho tutti quei soldi. Ehi, forse posso aiutarti. Puoi usare le monete al posto delle pinzette, sai? Fidati. Ok, ma farà male? C'è solo un modo per scoprirlo. Metti le monetine così e afferra i peli, così li potrai tirare senza problemi. Meno male che non ci sono altri clienti. Abbiamo finito, direi. Guarda. Wow, fantastico! Grazie! Non c'è di che. Quasi finito. Ecco fatto, mamma dice che devo pettinarmi bene. Oh, che brufolo enorme! No, non posso spremerlo. Ma forse posso solo un po'? Però che sensazioni! Devo pulire tutto questo schifo. Oh, cremoso. Così va meglio. Ed è ora di dormire. Ah, sto così comoda. Che bella dormita. Non vedo nulla. Dove ho messo gli occhiali? Ora va meglio. Non ci credo. Sono coperta di brufoli. Qualcosa non va, tesoro? E voglio dire buongiorno. Hai visto, mamma? Ok, tranquilla, ti serve solo un po' di trucco. Non temere. Di solito basta appena un po' di fondotinta. Secondo te funzionerà? No, Non si può! Continuiamo a cercare. Oh, questo forse può andare. Che cos'è? Sono tipo dei cerottini davvero molto utili. Metti i cerotti sui tuoi brufoli. Per fortuna ne abbiamo tanti. Ce ne serviranno un bel po'. Tutto qui? Non abbiamo ancora finito. Adesso li togliamo. Vedi? I brufoli sono svaniti. Addio, acne. Guarda tu stessa. Wow! Cos'è stregoneria? Incredibile! Grazie, mamma. Nessun problema, tesoro. Ti voglio bene. Ottima lezione di ginnastica oggi. Fatevi una doccia. Ah, che odorino. Ne ho proprio bisogno. Sbrigati. Presi. Ah, che bella sensazione. Oh, via. Ehi. Ehi. Oh, che strano. Devo vestirmi, vabbè. Non posso mica andare in giro così. I miei vestiti! Che fine hanno fatto? Oh no, questa non ci voleva! Ah, ecco! Prendo questo e anche questo. Non è poi così male. Concentrati. Deve esserci qualcosa da indossare. Accidenti! Oh, questa stuoia può farmi comodo. È della misura giusta. Upsi, spero che nessuno mi veda. Così imbarazzante. Oh? E quello cos'è? Wow, proprio quel che mi serve. Non deve vedermi nessuno. Solo un altro po'. Wow, guarda che muscoli. Forse il mio futuro fidanzato sarà palestrato. Ci sono quasi. Ehi, psst. Ok, la prendo e basta. Così è meglio. Ma mi manca la parte di sotto. Devo escogitare qualcosa. Ci sono! Devo fare delle modifiche. Faccio un taglio in mezzo alla felpa qui. Devo stare attenta. Sta venendo bene. Adesso posso rovesciarla e indossarla tipo gonna. La fisso qui sul retro. E con una cintura il gioco è fatto. Bellissimo look. Dovrei farlo di mestiere. Ah, adesso posso andare in classe. Ah, gliel'abbiamo proprio fatta. Ehi, ma... Dove ha trovato quel completo? Oh? Cos'è successo qui? Non voglio neanche saperlo.
Ho una cliente. Salve. Ehi. Hey. Cosa voglio? Vediamo. Quella torta, per favore. Ok. Dove mi siedo? Adoro la torta. Oh, c'è Alex. Ciao. È un tipo divertente. Speriamo non mi abbia visto. Posso sedermi qui? Scusa, il posto è occupato, ecco, visto? Oh, va bene. Fa nulla. Che cattivo. Ecco, prendi un'altra fetta di torta. Oh, non lo so. Ancora. Tutto è cominciato con una fetta in omaggio. È il giorno più bello di sempre. Oh, no, no, no. Cercavo solo di consolarti un pochino, ma... Wow! Adoro il tuo make-up. Oh, grazie. Mi insegni a truccarmi così? Ti servono un cucchiaio e una forchetta. Stai scherzando, vero? No? Cominciamo. Metti il cucchiaio sopra l'occhio, poi passa l'eyeliner qui intorno al bordo. Il resto puoi finirlo a mano. Semplice e veloce. Ora la forchetta. Tienila a un angolo e passa il make-up tra i denti, vedi? Farà un gran bell'effetto. Ora devo soltanto lavorare un po' sul bordo. Aggiungiamo qualche lustrino. Ci stanno sempre bene. E abbiamo fatto. Adesso mi sistemo i capelli. Wow, look fantastico! Mi sento così bella. Grazie. Non c'è di che. Ora vai. Sì. Ciao, Alex. Wow. Gabi, non ti avevo vista prima. Vuoi andare alla festa insieme a me? Oh, divertente. Ma sì, perché no? Ho un appuntamento. Wow, Alex mi ha invitata a uscire. Non vedo l'ora. Ma non posso andarci così. Che cosa indosserò? Oh. Oh, dove sono i miei vestiti? Devo fare shopping al più presto. Ehi, sorellona! Guarda, sono una stilista! Ehi, quello è mio! Smettila, mi rovinerai i vestiti! Ma io volevo renderli più belli! Guarda qui! A me piace! Lo stavo usando! Un giocattolo? Ottimo! Non è un giocattolo, guarda! Vedi, è tutta una questione di stile! Ho letto che va di moda a Parigi! Essere un'icona di stile è una faticaccia! Ma che bello! Hai davvero talento, te lo sei meritato, tieni! Oh, grazie! E sono pronta per il mio appuntamento! Augurami buona fortuna! Tempo di darsi un piccolo ritocchino! Un po' di blush magari aiuterà! Ehi, ma dov'è il pennello? Ecco che cosa fa il caso mio! Non se ne accorgerà nemmeno! E userò questa matita come manico! Voilà! Pennello fai da te! Ehi, usciamo? Meglio lavarmi le mani! Adoro il profumo del sapone! Oh, come scivola! L'ho preso! Ma cosa? Mi prendi in giro? Dai, saponetta, resta al tuo posto, su! Smetti di scivolare qui e lì! Oh, ma dai, com'è successo? Ok, ci deve essere qualcosa che posso fare. Il portasapone, certo. Eccoti qui, saponetta, la tua nuova casa. Finalmente. Ma cosa diavolo? Il sapone si è tutto sciolto. Che schifo, odio quando è così. Non se ne parla neanche di usarlo, no? Beh. Ok, prendo una saponetta nuova. Però se la metto lì dentro farà la stessa fine. Pensa, Jennifer, pensa. Ah, ecco che può funzionare! Con un po' di colla non si sbaglia mai.
un bel rettangolino con la piccola aperturina, così! È un tocco più fantasioso. Ecco fatto, perfetto! E adesso ci laviamo le mani. Le saponette nuove sono le migliori. Adesso la saponetta sarà al sicuro. Funziona, l'acqua scorre via! Ok, perfetto! Problema risolto! Questa nuova cipria è fantastica! Adesso la matita per sopracciglia. Devo stare attenta a farle belle piene. Oh no, sono diverse! Devo cercare di sistemarle. Oh dai, ho persino fatto peggio! Devo aggiustare quest'altra adesso. Ashley, come mai ci metti tanto? Le sopracciglia, che disastro! Oh, wow! Ma come hai fatto? Non c'è niente da ridere, devo rifarle tutte da capo. Tranquilla, ti aiuto. Dai a me la tua matita. Il segreto è usare le pinzette, vedi? Ti faccio vedere io adesso. Prendi la matita e colora la punta delle pinzette in questo modo. Adesso prendi le pinzette e disegna le tue sopracciglia così. Wow, incredibile, funziona! Sì, sì, vedi come vengono precise? Adesso devi solo definirle. È davvero geniale! Guarda, sono venute perfette, grazie! Sei un genio del make-up! Non c'è di che! Oddio, faremo tardi, andiamo! Ah, un bel bagno con tanta schiuma! Niente più rilassante di questo. Prendo il tablet e sono pronta a tuffarmi. Woo! E intanto guardo dei video. E ho anche il mio drink. Questi sono i miei canali preferiti. Oh no, è finita! Ok, lo appoggio qui un attimo allora. E posso versarmi dell'altra aranciata. Ah! Il tablet, no! Devo salvarlo! Ma dov'è finito? Ah, un bel bagno pieno di schiuma. Non vedo l'ora di guardare dei video. Però è un po' rischioso per il tablet così. Vediamo che posso fare. Ma certo, la gruccia! Ho trovato la soluzione. Mi basterà appenderlo in una busta sigillata così. Comodo e sicuro, e resistente all'acqua soprattutto. Lo aggancio qui ed è perfetto! Mi sono quasi fatta un piccolo cinema privato. Con schiuma e bibite, si capisce. È tutto fradicio, che disastro! I capelli, il trucco! Oh no, è terribile! Wow, guarda come viene giù! Meno male che avevo l'ombrello! Oh, non è giusto! Oddio, ma che ti è capitato? La pioggia ha rovinato tutto! Già! E ai tuoi capelli serve aiuto! Ehi! Aspetta un attimo! Forse mi è venuta un'idea! Guarda, l'asciugamani elettrico! Metti la testa qui, su! Fidati, funzionerà alla grande! Ecco, adesso asciughiamo i tuoi capelli! Non ci credo, sono come prima! Te l'avevo detto? Adesso mi sento molto meglio, grazie! Ah, finalmente la doccia mattutina! Devo prima coprirmi i capelli, però. Ed ecco lo scrub! Oh sì! Tutta pulita e rinfrescata! Strofinare, strofinare! Puliamo tutta la pelle! Woo!
non arrivo alla schiena. Forse se mi allungo un pochino. Niente. Aspetta, forse contro la parete. No, proprio no, pessima idea. E se invece... Eureka! La mia fidata colla, sì! Basterà metterne un po' qui così. E aggiungere qualche puntino. Ho fatto pure un disegno carinissimo! Ok, dovrebbe funzionare, sì! Ehi, niente male! Adesso posso lavarmi la schiena senza mani! Ma dico, visto che roba! Ce n'è di gente strana in giro! Ok, sii professionale, va bene? Questa festa sarà favolosa! Oh, guarda che vestito! Mindy, sei uno schianto stasera! Tu sì che sai come vestirti! Persino le scarpe sono sensazionali! Oh, aspetta però! Non puoi entrare e basta! Questa festa ha un limite di altezza, come al parco giochi, a meno che... Sai, non vogliamo far entrare bambini! Ma sul serio? Dai, su! Dobbiamo solo verificare la tua altezza! Mettiti contro il muro! Vediamo... Sono misure prese con precisione scientifica. Ok, puoi andare. Sei nella giusta altezza. Puoi entrare e divertiti alla festa. Ehi, John! Con te parliamo dopo, ok? Ciao! Ciao! Oh, mi hai messo paura! Wow! Tu sì che sai passare inosservata. Comunque, diamo un'occhiata. Vuoi entrare alla festa vestita così? Calzini con pupazzetti e sneakers? Pensi che vada bene, davvero? Ehi, John! Guarda questa! Infatti! Va bene, mettiti qui, così ti misuro l'altezza, va bene? Ok. Non ci siamo proprio. Ma come? Oh, è la festa? Niente festa per te, spiacente. Almeno non qui. Prova altrove. Ma non puoi chiudere un occhio solo stavolta? Cosa hai detto? Non ti ho sentito, miss. Ti prego, ti prego. No, ho deciso. Se ho detto che non puoi entrare, allora non puoi entrare. Sparisci. Hai capito? Se la metti così, wow. Certo che però, che maniere. Muoviti. Oh, che gente. E va bene, me ne vado allora. Non è giusto. Questa è una vera e propria ingiustizia, accidenti. Sicuramente però sarà pieno di gente orrenda tipo lei. E a me non interessa stare insieme a gente così... antipatica. Ma adesso che faccio? Deve pure esserci qualcosa che posso fare. Aspetta, forse... ho un'idea. Ma sì, funzionerà di sicuro. Mi tolgo le scarpe qui e comincio a srotolarmi il calzino. Poi lo tolgo via dal piede, ma devo continuare ad arrotolarlo. Poi invece lo rovescio in questo modo. Deve sembrare come una ciambella. Ed ecco, ora il mio calzino è tutto bello che compatto. Lo metto dentro la mia scarpa. È fatto, proviamo. Già vedo la differenza. Ho avuto una grande idea, così sembrerò più alta. Su, andiamo. Salve, vorrei entrare al party, per favore. Ancora tu? Non ti avevo mandato via? Sì, però aspetta, misuro la mia altezza di nuovo. Ah, va bene, come se fosse cambiato qualcosa. Ti accontenterò se proprio insisti. Dai, su. Oh. Ecco, vedi? Stessa altezza di prima. Ma che cosa? Sei più alta! Non capisco. Com'è possibile? Che strano. Le regole sono regole. Ok, puoi entrare al party. Sì!
Grazie! Eccomi che arrivo! Woohoo! Che mistero! Come ha fatto a crescere così in fretta? Saranno forse i geni? Quasi finito! Fatto! Hai un look tutto nuovo! Cosa? Che succede? Oh, sei sveglia! I capelli! Che hai fatto? Mi hai tagliato la frangetta! Non si può vedere! Serve un restyling d'emergenza! Deve esserci qualcosa da comprare! Ah ah! Proprio quello che mi serve! Finalmente tornerò a essere me stessa! Wow, mi sta benissimo! Un bel cerchietto completerà l'opera! Ah, l'ho scampata bella! Un'esperienza da far rizzare i capelli! Cosa posso disegnare? Vediamo! Oh, Buggy, tu sei il modello ideale! Non muoverti! Ok, guarda un po'! Ti piace? Non male, eh? Ho proprio catturato il tuo sguardo! Ciao, tesoro! Quello è per me? Spero ti piaccia! Che bello! Oh, ha le orecchie da gatto! Wow! Aspetta, ma allora... Buggy, siamo gemelli! E siamo bellissimi! Ti voglio bene! Torno subito! Nessun problema! Ho una chiamata! Pronto? Va bene! Guarda, mamma, sono una gattina! Oh, che tenerezza! No, le mie orecchie da gattina! Tutte rovinate! Non posso indossarle! Che delusione! Ma adesso che faccio? Accidenti! Oh, Ashley, non preoccuparti, so io come rimediare! Serve una soluzione creativa con i tuoi capelli! Faccio anzitutto una treccia con questa ciocca, poi la stessa cosa dall'altro lato. Faccio una leggera piega e fermo tutto così, anche da questo lato. Oh, sei una gattina adorabile! Voglio vedere! Wow, mamma, sono una gattina! Buggy, siamo tornati identici! Terrò sempre i capelli così! Ci voleva proprio questo picnic! Facciamoci un selfie! Sorridi! È venuto proprio bene! Wow, guarda lassù! C'è un elicottero! Ashley, hai visto? Wow, che roba! Che vento! Si dirige proprio qui! Oh! I tuoi capelli sono un disastro! Davvero? Ok, così non va! Ehi, a me piace! Tranquilla, ho una spazzola! Oh, grazie! Ci vorrà un po' di tempo! Mi annoio un sacco! Finalmente ho i capelli di nuovo a posto! Mindy, svegliati! Puoi riprendertela! Niente male? Beviamo qualcosa? No! Sto tornando! Wow! Devo proteggere i capelli! Un gioco da ragazzi! Ho un'idea! Io ti reggo i capelli così e tu giri in tondo! Continua, ci siamo quasi! Adesso faccio un bellissimo chignon! Guarda, in questo modo! E fermo tutto con questo codino! Wow, mi serviva un nuovo look! Ah, finalmente possiamo rilassarci! Oh, ecco che torna! Ma lo fanno apposta! Stavolta però i miei capelli restano a posto! Mindy, sei geniale! Ah, lo so! Scattiamoci un selfie! Siamo bellissime! Devo concentrarmi, è un lavoro difficile! Ok, ecco l'ultima! La mia collana è pronta! Sì! Non vedo l'ora di indossarla! Oh, devo starnutire! Ora va meglio! Oh no! La mia collana! Oh, dai, non si può!
Ci ho messo ore e ore. Mindy, che succede? La mia collana si è rotta. Tutto qui? Aiuto! Attenta, ci sono perline dappertutto. Grazie per l'avvertimento. Chissà che dolore domani. Scusa, mamma. Ho perline nei capelli? No. Che c'è? Ho un'idea. Stai ferma così. Ti faccio velocemente una treccia. Deve essere molto sottile. La tengo ferma con questa forcina. E poi infilo le perline nella forcina. Serve una mano fermissima. Ok, adesso giro la forcina e infilo le perline nella treccia. Così, proprio così. Le tengo ferme al loro posto. Wow, davvero un bel lavoro! Grazie, mamma! Puoi pettinarmi i capelli quando vuoi, d'ora in poi. Un'altra volta, che botta ho preso! Ho una fame! Sto cercando di fare attenzione! Ma guarda, sembra buonissimo! Mindy, stai bene? Stai fissando l'orologio in modo strano. Mindy! Yuhuu! Che stai facendo? Io, niente, lascia stare. Ok, questo è molto importante. Ci sono! È ora di fare merenda. Non vedevo l'ora. Wow! Che ciambelle stupende! Ma cosa? Con la glassa rosa, la mia preferita! Incredibile! Basta! Mindy, non si mangia in classe! Speravo non ci facesse caso, prof. Difficile non farci caso. Smettila, ok? Voglio solo una ciambella. Oh, gli elastici di Sunny mi hanno dato un'idea! Funzionerà di sicuro, sì. Bello da vedere e da assaggiare. Sento odore di ciambelle. Ok, è strano. Ci è cascata in pieno. Mi merito un premio. Wow, che bella trovata. Posso averne una? Ma certo, tieni. Wow, grazie. Glossa rosa. Cos'è questo rumore? Bellissima lezione, prof. Grazie, credo. Brrr, c'è freddo, c'è il finimondo là fuori. Oh no, i capelli tutti in disordine. Ma posso rimediare? Un po' di asciugacapelli e passa tutto. Già mi sento meglio. Ecco fatto, ora sono a posto. Oh? No, non ci siamo. State giù, voi due. Ah, che fastidio. Che posso fare? Certo, posso usare i bigodini. Wow, non è facile come pensavo, cavolo. Dovrò andare in giro così. A meno che... No, pessima idea. Ci sarà qualcosa che posso fare? Forse questa pianta di aloe, ma sì! Quello che mi serve... Spremo un po' di gel di aloe su questo scovolino. Ne basta poco. Così dovrebbe andare e adesso sotto col pennellino. L'aloe ha tanti benefici e terrà al posto i capelli ribelli. Posso fare la pettinatura che più mi piace. E stessa cosa dall'altro lato. Wow, risultato fantastico! Che stile! Dovrò ricordarmelo la prossima volta. Incredibile, è soltanto lunedì, uffa! Wow, guarda quello quanto è carino! Oh mio Dio, mi sta salutando! Ehi! Aspetta, perché stai andando da quella parte? Oh, che idiota che sono, mi va sempre tutto storto! Oh? E quello cos'è? Qualcuno deve averlo perso? Beh, chi cerca trova! Nessuno fa caso a me comunque, che ci sarà qui dentro? Wow! Finalmente le cose vanno per il verso giusto.
Una volta tanto vedo tutto chiaramente. Vedremo come mi tratteranno adesso. Chissà se qualcuno mi noterà. Wow! Posso accompagnarti in classe? Mettiti in fila, amico. Ah, ma dico, guardatelo laggiù. Nemmeno sa che esisto. Ed è pure un tipo intelligente. Lo amo da morire. Oh, ma la ragazza? Chissà che ci trova in quella lì. Forse lo so. Io non sarò mai così bella, accidenti. Ehi, piccolo. Dovevo proprio sedermi tra loro due? Almeno così sto vicina al mio amore. Peccato che sia praticamente invisibile. Ah, ciao, bellezza. Questo è per il solo e unico. Glielo passi? Ah? A lui, ok? Comunque. Ma che sono, il vostro postino? Chissà che c'è scritto poi. Oh, ma sei seria? Non voglio passargli questa roba. Povera me. Tieni. Cosa? Oh, mi manda dei bacini, eh? E io te ne mando altrettanti. Come se la scuola non fosse già difficile. Oh, sono proprio stanca di vivere così. Quanto sei bella, quanto sei carina, bacini bacetti, oh, sfiancante. Non sarò mai come quelle ragazze così belle, con quelle belle labbra. Ma forse posso farci qualcosa? Magari dando più volume ai miei capelli. Oh, e mettendomi un po' di rossetto, sì. Anzi, tanto rossetto, splendido. Adesso posso fare anche io le mie stampe. Ho davvero le labbra così sottili. Oh, non posso proprio farcela, accidenti. Oh, stupido rossetto. Che rabbia. E questi capelli sono davvero un disastro. Ehi, ma un momento. Forse posso usare questi per le mie labbra. Così sì che le avrò belle gonfie. Oh, già andiamo meglio. Devo solo aspettare un po'. Ok, dovrebbe bastare. Adesso sì che ci siamo. Che belle labbra polpose. Mica come quelle sottili che avevo prima. Perfetto, mi sento già più sicura di me. Ah, ancora voi due. Non capisco che cosa ci sia da ridere, ma ok. È un gioco da fare in due. Oh? E questo cos'è? Oh, mi ha mandato un bacio! Ci becchiamo dopo, Oh, ma è nuova? Insomma, da qui! Ma no, piccola, voglio solo te! Ah, che bello che finalmente siamo qui insieme! Grazie, wow! Magari un bacio? Ok. Ah? Ma cosa? È già qui, non posso crederci, ho dormito troppo! Ma la sveglia non ha suonato! Oh, devo darmi una mossa subito! Oh no, la mia pelle è un disastro! Ok, devo stare calma e fare qualcosa. Mi basteranno un paio di impacchi, sì. Ma cosa? Oh, proverò con l'acqua fredda, allora. Com'è fredda! Cosa? Oh. Ehi, valeva la pena provarci, giusto? Sparite, occhi gonfi. Au! Ho ancora una faccia tremenda. C'è nessuno? Eh? Era il campanello? Va bene. Non aspettavo nessuno. Sì, entra pure. Ok, seguimi, mettiti comodo, ok? Io la chiamo subito, intanto fai come se fossi a casa tua. Shoo! Possibile che non ci sia un rimedio! Ok, facciamo così, meglio di niente. Dovrò accontentarmi, immagino. Ah, ma che ci fai seduto qui? Non mi ha vista, meno male. Ho solo bisogno di un paio di minuti ancora. Tesoro?
Dai, cara, di che cosa hai paura? Mamma, lasciami in pace! Ah, questi giovani d'oggi! Che c'è? La mia faccia, mamma! Lascia fare a me, conosco un trucchettino. Io e le mie amiche alla tua età lo usavamo sempre. Tutto quello che ti serve è un cetriolo e una grattugia, vedi? Ok, dopodiché intingi un po' di cotone nell'intruglio. Una metà per ciascun occhio. Quando sono belli intrisi potrai finalmente toglierti il gonfiore. Via quelle lacrime. Cosa? Puoi usare questi, tesoruccio. Impacchi per gli occhi. Wow! Sono proprio quel che ci vuole. Dai, su, esci da quel frigo. Gli occhi stanno già meglio. Beh, mi sa che così può bastare. Allora? Wow, ho gli occhi normali di nuovo. Vai, su. Scusa di averti fatto aspettare. Ma ne valeva la pena, dico bene? Oh, che profumino fantastico! Spero di averne cucinati abbastanza. Un ottimo lavoro, oh, il mio capolavoro. Oh, sì! Wow, sono uno schianto! La tengo aperta o chiusa? Questi capelli mi stanno da favola. Nonna, ti ho fatto dei biscottini, tesoro. Nonna, sto andando a una festa, scusa. Magari più tardi, ok? Scusami. Una festa? Tu che vai ad una festa? Ecco, cara, così starai meglio. Nonna, non farlo, ok? Ma dai, ti sistemo il look. Oh, smettila, non mi serve il tuo aiuto. I giovani non hanno più rispetto. Passo ore in cucina e lei se ne va a una festa. Oh! Accidenti, ha scordato la borsetta. Non andrà da nessuna parte senza. Oh no! Credo di essere nel posto giusto. Oh, eccola lì! Ehi, aspetta, la tua borsetta! Oh, povera me, le mie gambe non sono più quelle di una volta. E salve, mia nipote ha scordato la borsa. Posso entrare e portargliela? Solo studenti. Ah, capisco, ma è importante. Uno specchio? A che serve? Non capisco. Paura di qualche ruga? Capirai. Proprio non posso credere a tutto questo, stavo solo cercando di aiutare. Oh. Scommetto che c'è il suo make-up qui. Vediamo un pochino. Oh, cos'è quest'aggeggio? Ha un aspetto minaccioso. Vediamo. Oh, che bella sensazione. La mia pelle si sta morbidendo. Wow, è stata una vera avventura. Mi ha fatto proprio bene, devo dire. Me lo tengo io, mi sa. E qui che altro abbiamo? Una felpa, oh, mi sta a pennello. E che altro c'è ancora? Oh, interessante. Alt, hai un'aria familiare, ti ho già per caso vista prima? Fanno un l'entra pure. Wow, tesoruccio, ma cosa? Nonna, proprio io, hai dimenticato la borsa. E già che sono qui, magari ne vuoi uno? Nonna, ma che dovrei farci? In effetti mi stanno rendendo piuttosto popolare, grazie. C'è qualcosa di meglio che uscire con un vestito nuovo? Niente può rovinarmi il momento. Ah? Sono piccioni quelli? Ciao, uccellini! Cosa? La mia camicetta nuova di zecca! Ho bisogno di fare una doccia! Ah! Aiuto! Va tutto bene sulle braccia. Ok, te la tolgo subito. Vedi? E ora... ecco il tuo nuovo abito! Bastano un paio di sforbiciate e sarai come nuova!
Ok, tira su, per favore. Wow! Dobbiamo solo stringere un pochino. Questa serve più a te. Quasi finito. Oh, piano piano. Ehi, questo nuovo outfit non è male. È ancora più carino del primo, grazie. Nessun problema, ora vai. Oh, fa quello che devi, ragazza. Questo sì che è un trucchetto epico. Piano con l'aria. Adoro la domenica pomeriggio. Oh, eccola. Queste sono per te. Non capisco cosa... Cosa sta facendo il mio ragazzo? E chi è la ragazza? Il modo in cui la guarda. Non posso crederci. Beh, carta canta. Ah, bella fresca. La prossima mossa sta a te. È terribile. Ehi, tesoro, sorpresa. Sorpresa? Ciao. Per te. E queste sono per te. Vuoi spiegarmi? Allora, forza, parla. Sul serio? Oh, sparisci! Perché i ragazzi sono così? Avrei dovuto immaginarlo. Perché non mi ama? È così ingiusto! Oh? È Kevin! Vuole uscire con me? Wow! Gli manderò una foto per confermare. Oh, non con questi occhi da procione! Sapevo che avrei dovuto mettere il mascara waterproof. Non si leva! Dai! Allora, cosa abbiamo qui? Mascara sciolto? Arrivo! Rieccomi, ciao! Allora, per cominciare, via queste. Che sta succedendo? Ci vorrà solo un secondo. No, per favore! È solo nastro adesivo, vedi? Oh oh! Ti mostro come si fa. Una volta sistemato il tutto, così. Scegli l'ombretto che vuoi. Quindi lo applichi in questo modo. Non dimenticare di fare entrambi i lati. Bene, ottimo. Ecco, un lavoro ben fatto. Come sta? Il mascara non c'è più? Mi sento benone. Sì, è bello. Meglio che vada. Grazie, Ming. Sono io, vedi? Non potevo lasciarti da sola. Non è possibile. È stato un piacere, davvero. Ciao. Ehi, come va? Oh no, che cos'è stato? Non vedo nulla. Mindy? Cosa? Il tuo sedere! Hai qualcosa sulla gonna! Eh? Oh no! Cavolo! Non posso restare qui! Mindy, aspetta! Dove vado? Nessuno deve vedermi così! Mindy, va tutto bene! Ascolta, ho dei vestiti di ricambio! Aspetta qui, ci penso io! Devo solo trovarli. Tadan! Ecco, puoi usare questi. Penso siano della tua taglia. Grazie. Fammi sapere se ti stanno bene. Bene, cambiamoci. Credo ci sia un problema. Già, sono troppo grandi. Lasciami pensare. Ci sono! Basta abbottonarli diversamente. Faccio passare il bottone attraverso l'occhiello, quindi abbottono come farei normalmente. Visto? Wow, è incredibile! Oh! Sì, dovremmo andare. L'unione fa la forza! Adesso sì che ragioniamo. Oh sì!
Oh, wow! Il mio sorriso è abbastanza amichevole? Sì. Ho il telefono. Aspetta, c'è una festa alle 6. Davvero? Vuoi andare? Ovvio! Sì! Quanto tempo abbiamo per prepararci? Meno di un'ora. Dobbiamo solo decidere in fretta, giusto? Ci sto. Bene, scaldiamo i motori. Chi sarà la più veloce? Spero che tu sia pronta. Pronti, partenza. Via! Devo rimanere nelle righe. Sembrano troppo piene. Sopracciglia fatte. Oh, meglio che mi sbrighi. Spero proprio che questa linea sia dritta. E ora l'altro occhio. E... fatto. Ah sì, so mettermi anch'io l'eyeliner, sai? Che già hai, mon amour. Piano piano. Faremo tardi. Ok, gli occhi sono pronti. Oh! Sunny, sbrigati! Fatto! Tocca a me. Diamoci dentro con il fard, baby. Cavolo, manca ancora la fronte. Ci sei, Mindy? Grande. Il gloss non dovrebbe richiedere molto tempo, visto? Fatto. Quanta pressione. A mettere la matita per labbra ci vuole un po'. Ma se sto attenta dovrebbe venire bene. Ok, quasi fatto. E adesso il gloss. Quasi finito. Ne voglio mettere un sacco. Bene, sembra buono. Altri 10 minuti. Spero che alla gente piacciono le mie ciglia blu. Si abbinano così bene all'arancione, vedi? Wow, che ciglia meravigliose! Devi fare così. Per prima cosa gratta un po' d'ombretto blu. Ne prendi un po' e lo unisci a un mascara trasparente. Inserisci lo scovolino e poi mescola un po'. Alla fine diventerà blu. Poi rimane solo una cosa da fare. Metterlo! Wow, così semplice! Oddio, le 6 meno 5! Andiamo! Un po' di blush. Bene. Adesso il rossetto. Adoro questa tonalità. Fa risaltare le mie labbra. Ne applico un po' al centro, poi le strofino. Perfetto! Adesso mi sento audace. Voglio un ombretto bello colorato. Oh? Ma che? Stop! Cosa? Chi sei? Polizia dello stile. Allontanati da quella palette. Che significa? Devi provare questo. È la risposta a tutti i tuoi problemi. Che sarebbe? Si applica sulla palpebra e poi dai un'occhiata. È incredibile, grazie agente. Faccio solo il mio dovere. Devo andare. Che stratagemma utile. Sarà il nostro segreto. Tocca a me cavalcare l'unicorno. Che cos'è stato? Ora sono sveglia. Non sono una persona mattutina. E questo che cos'è? Ah? Ho un appuntamento! Oh, devo vestirmi. Non posso permettere che qualcuno mi veda così. Avrò bisogno di qualcosa di carino. Vediamo. Allora... no, nemmeno... l'ho indossato davvero. Oh, sembra bello. Wow, quest'outfit mi fa impazzire. Non vedo l'ora di farmi vedere. Niente può rovinare questo appuntamento. Un attimo. Tutti quei peli. È passato un po' dall'ultima ceretta. Devo risolvere questo problema. Almeno il mio rasoio. Ha visto giorni migliori. Devo provare qualcos'altro. Va bene, ho un piano B. E dai! È rotto. Immagino che dovrò usare le forbici. No, pessima idea. Ma perché tutte a me? Dovrò annullare l'appuntamento. È così ingiusto. Salve, cara. Cos'è quel broncio? Come sei entrata qui?
Sono della polizia dello stile. Indaghiamo su gravi crimini contro la bellezza. Questo mistero è facile da risolvere. Un 10-21 l'avevo visto solo sui libri, ma mai uno sul campo. Che cos'è? La tua fata estetica. Quelle ascelle saranno più lisce di una cosa liscia. Mettiamoci al lavoro. Lo riempirò di pelle di cera. Dovrebbe bastare. Devo mettere il coperchio adesso. Alzo il riscaldamento e ora aspettiamo. Cosa? Ma io ho un appuntamento! Guarda, è già pronta. Ci immergerò un bastoncino, basta solo l'estremità. Quindi la passo su una striscia. Dammi un secondo. Wow, che forza! Ed è ora della ceretta. Vai! Questo potrebbe essere il mio caso più difficile. Quando lo sapranno i ragazzi del laboratorio, sono pronta! Yank! Ehi, guarda un po'! Lo invierò per un'analisi. Che ne pensi? Sei una maga! Come potrò mai ringraziarti? Aspetta, non ci credo. Che c'è? Me ne ero dimenticata. Spero che tu abbia molta cera. Sono sempre preparata. Credo che li abbiamo tolti tutti, sono pronta per l'appuntamento. Divertiti. Wow, è sparita. La rivedrò mai? Meglio che vada. Oh, che giornata, sono felice di essere a casa. Ora posso rilassarmi, l'allenamento è stato molto duro. Ho bisogno di dormire. Sono così stanca. Ho dimenticato di struccarmi. Non riesco a funzionare quando sono stanca, non dovrebbe essere difficile. Una rapida passata e via. I miei capelli. Devo togliere gli elastici. Aspetta, non riesco a prenderli. Mi aiuto col pettine, ma no! È bloccato, che male! Che schifo! Questo può finire nella spazzatura. Proviamo qualcos'altro. Posso tagliarli? Avrei dovuto pensarci prima. Aspetta. I miei bellissimi capelli! Che cosa ho fatto? Sembra che qualcuno sia nei guai. Oh, ciao! Oddio, un'intrusa! Sono io, ci siamo appena conosciute. Niente, vabbè. Agente Mindy, polizia dello stile. Nessun caso ci sfugge. Polizia dello stile, eh? Qual è il problema? Non riesco a sistemarmi i capelli. Guarda qui. Fa vedere. Oh, ma certo, l'avevo già visto prima. Cosa ci fai con quella? Fidati, so cosa sto facendo. Vieni qui. Non credo proprio. Su, rilassati, tengo la piastra contro l'elastico per capelli. Vedi? Pochi istanti e sparisce. Sei una strega! No, solo un'umile servitrice dello stile. Il calore spezza gli elastici. È un trucchetto davvero utile. Tutto fatto? Grazie mille! I miei capelli sono belli lisci. È l'ora del mio sonno di bellezza. Ok, ciao, sogni d'oro. Ci vediamo? Non vedo l'ora. Rimbocchiamole le coperte, un altro caso chiuso al meglio. Ottima giornata in ufficio oggi. Vuoi cambiare colore di capelli senza uscire di casa? Ho la soluzione per te. Spruzza della tinta su una spazzola, poi pettina i capelli. La tinta li colorerà semplicemente così. Wow! Puoi usare anche altri colori. È facilissimo! E il risultato è splendido! Visto, non c'è bisogno di spendere tanti soldi, fantastico! Questo mascara è stupendo! Ok, a chi tocca adesso? Ah, lo so! Oh, carino! Ma che vuoi? Fila via, su! Ma che maniere! Non è giusto! Oh, ha avuto un'idea! Finalmente posso finire di truccarmi. Manca solo il fondotinta. Devo fare pianissimo. Delitto perfetto! Niente male. Oh, proprio quello che mi serve. Ma che... Non così in fretta! Smettila di rubarmi i trucchi! Ma ne hai così tanti! No e no... Almeno ancora questo. Adesso mi farò un trucco carinissimo. Mi serve qualcosa per applicarlo, però.
No, lo metto direttamente in faccia. Penso si faccia così. O no? Ok, dovrebbe bastare. Ma non posso spalmarlo con le mani. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Questo palloncino, forse? Ma sì, può funzionare. Devo prima gonfiarlo. Un bel nodo qui. Adesso posso usarlo per applicare il trucco. Wow, funziona davvero! Ottimo risultato! Devo spalmarlo ancora un po'. Ma dov'è il fondotinta? Un attimo! Ehi, che stai facendo? Ridammelo subito! Perché tutte le cose belle devi averle tu? Vuoi il palloncino? Ehi, ti sei truccata bene però! Lo userò anch'io d'ora in poi. Guarda! Grazie, sorellina! Devo ritoccarmi un po' il trucco. Le mie sopracciglia non sono un granché. Per fortuna ho con me la matita. Oh no, devo andare a lezione! Non posso fare tardi di nuovo! Ciao, come stai? Oh mio Dio, devi vedere Gabi! Che problema ha? Ups, attenta! I libri! Va tutto bene, ti aiuto. Ecco fatto. Ah, vai via! Ok, strana forte. Ho qualcosa tra i denti per caso? Mi pare di no. Ehi, guardate qua! Wow! Che cos'hai lì sulla fronte, due bruchi? Ah, questa era cattiva. Scusate, ho sbagliato classe. Basta, il divertimento è finito. Ma dov'è Gabi? Eccoti qui, sbrigati. Scusami, non hai idea di che cosa è successo. Un look interessante. Devi vedere coi tuoi occhi. Ma no, ho davvero le sopracciglia così. Ti aiuto io. Disegna un motivo a zigzag sulle sopracciglia. Poi disegna il contorno. Riempi con la matita, così le sopracciglia sembrano più folte. Adesso con un pettinino sistemiamo le sopracciglia, per farle apparire più in ordine. Ecco, ora sì che va meglio. Che ne pensi? Wow, finalmente nessuno riderà di me! Grazie! Non guardatemi! Qualcun altro ha bisogno del nostro aiuto? Ci penso io! Dai, non sarà così difficile. È solo un rossetto. Basta fare con calma. Ma è possibile che tutte ci riescano tranne me? Non va per niente bene. Ci rinuncio. Labbra perfette come sempre. Wow, lei è uno schianto. Devo chiederle qualche consiglio. Ciao, Gabi. Hai qualcosa in faccia? Usa questo. Grazie. Non è difficile mettere bene il rossetto. Guarda. Prendi il tuo rossetto preferito. Traccia una linea verticale al centro delle labbra. Poi unisci le labbra così. Stai scherzando, vero? Fidati. Ammettilo, sei senza parole. Wow, è incredibile! Augurami buona fortuna. Traccio una linea, poi unisco le labbra. Ed è fatta! Divertente! Wow, ha funzionato! Ottimo lavoro! Avreste dovuto vedere! La prof non sapeva che pesci prendere! Oh, ciao ragazzi! Sta parlando con noi? Ignoratela! Dicevo, pensano di essere speciali! Oh, ho avuto un'idea! Ci vediamo dopo la scuola, ciao! Che bello essere popolare. Oh, ehi! Vediamo cosa avranno da dire adesso. Gabi mi vorrà come amica. Eccola lì. Oh, ho dimenticato i piercing. Senza piercing non mi guarderà nemmeno. Devo mettermi un anellino al naso, mi sa. Ti sei persa? Voglio un piercing da paura. Non ci credo, lo sto facendo davvero.
Fa con calma. Quale ti piace? Questo qui. Davvero? Sicura? Ok, se lo dici tu. Potrebbe farti male. Anzi, ti farà tanto male. Comincio a pentirmene. Non mi sento bene. Lo sapevo. Tutte le volte così. Fa niente, procediamo. Non se ne parla. Ti pareva. Già la quarta volta questa settimana che qualcuno scappa. Mi serve un nuovo lavoro. Che paura. Ho portato via il catalogo, accidenti. Un attimo. Posso usare questa graffetta. Un bel piercing fai da te. Basta tagliare la graffetta con queste pinze. Poi metto una parte qui nel naso. Piercing indolore. Jasmine, sei tu. Ciao. Ciao. Stai benissimo. Hai un piercing al naso? Ho pensato di cambiare look. Io ho due piercing nuovi. E voglio farne anche altri. Mi piacciono troppo. Oh, ehi! Ciao! Mi serviranno altre graffette. Ho i pennelli. E la matita. Ok, sono pronta. Siediti. Oh, bene! Non vedevo l'ora di farlo. Sono così felice di sentirlo. Cominciamo con un po' di cipria. Sarai bellissima. E adesso? Questo ombretto starà da favola su di te. Non muoverti, sta ferma. Ti sta davvero bene. Adesso ci vuole il mascara. Ok, occupiamoci delle labbra adesso. Adoro questo prodotto. Ehi, ma non esce. Non l'avrò mica finito, vero? Davvero frustrante. Adoro questo show. E questo ramen è buonissimo. Quel tizio mi fa sbellicare. Ma la mia forchetta? Questo funzionerà. Mettiamo il tubetto tra i denti della forchetta e poi premiamo così. Il prodotto finalmente uscirà. Giusto la quantità che ci serve. Mettiamo tutto in un contenitore, questi non servono più. Così è tutto più facile. Non dovremo più spremere i tubetti e con un pennello posso applicare tutto facilmente. Avrei dovuto pensarci prima. Sono contentissima. Abbiamo finito, wow! Che ne pensi? Sono favolosa! Tutto grazie a te e al tuo talento. Oddio, Chris mi sta messaggiando. È simpatico e così carino. Oh, estesi. Come butta, nerd? Ciao. Bella conversazione. Meglio prendere le cose per la lezione. Wow, guarda che telefono! È molto più bello del mio. Oh, qualcosa non va? Non è un mio problema. Persino i suoi pennelli sono stupendi. E io ho solo questo vecchio e consumato. Ma dove ho messo i colori? Costano così tanto? Non vado a spese, però. Sono splendidi. Meglio prendere i miei. Quasi dimenticavo il cavalletto, mi serve per dipingere. Mi prendi in giro? Io non ho niente del genere. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Davvero? Che imbarazzo. Ma che stai facendo? Ehi, funziona! Devo cambiare banco. Mi stai rovinando la reputazione. Oh, si comincia. Wow, guarda quelle scarpe. Sono così alla moda. Mi piacciono. Non potrò mai permettermi scarpe così, però. È la vita. Ma forse ho un'idea. Con i miei colori posso fare un makeover alle scarpe. Vale la pena tentare. Prima di tutto tolgo i lacci. Poi prendo il pennello. Comincio con il giallo, è così luminoso. Dipingo sulla punta della scarpa. Devo colorarla tutta. Il lavoro va fatto per bene. Mi prendo tutto il tempo necessario. Non devo lasciare spazi vuoti. Com'è divertente. Mi sento come una stilista. Userò vari colori per le varie sezioni. Avrò una scarpa tutta colorata. Uso il giallo anche qui dietro. Non voglio che sbavi sulla suola, però. Fare con calma è importante.
Non voglio mica fare tanta fatica per niente. Ora cambio colore. Uso il rosa sulla linguetta. Ogni pennellata deve essere uniforme, altrimenti il lavoro verrà male. Meno male che ho la mano ferma. Questa parte è complicata. Uso una spugna per la prossima zona. La utilizzerò all'interno della linguetta così. Il tessuto assorbirà il colore. Basta dare qualche colpetto. Faccio lo stesso col colore rosa. Ecco, nella parte posteriore della scarpa. Devo dire che è rilassante. Ora lascio asciugare. Intanto continuo a dipingere il resto della scarpa. Non vedo l'ora di vedere il risultato. Tutte quante saranno invidiose. Dovrei farlo con tutte le scarpe. Voglio una collezione di scarpe arcobaleno. Questa parte è complicata. Devo andarci molto piano. Ok, col rosa può bastare. Tocca al blu. Userò questo colore per il davanti della scarpa e per completare anche la parte posteriore. Con il blu dipingo tutti i pannelli restanti. Amo molto questo colore. Lascio qualche spazio vuoto. Una volta asciugato il colore, ricalco i contorni con un pennarello nero. Così i colori risalteranno di più. E aggiungo un tocco extra. Le linee nere devono essere spesse. Devono far risaltare le singole parti. Quasi un effetto cartone animato, sì. Farò così tutto intorno alla scarpa. Questa sì che è una lezione d'arte. Mi meriterei un 10. Non devo tralasciare i buchi per i lacci. Quasi fatto. Aggiungo altre linee intorno alla scarpa per completare il look. Saranno come piccole pieghe nel cuoio. Ora intorno alla suola basterà seguire il bordo. Ed ecco l'ultima parte. Ho finito. Ho disegnato anche sui lacci. Wow, che belle! Le mie scarpe personalizzate! E ho fatto tutto io! Sono così felice del risultato! Ah? Non ci credo! Oh, ti piacciono? Ma dove le avrà prese? Accidenti, non è giusto! Wow, ho un talento per il disegno! Il mio lavoro dovrebbe essere stare in un museo! Ma chi prendo in giro? Mi annoio, dipingo sempre le stesse cose. Aspetta, la mamma ha un sacco di vestiti. So cosa fare! Una bella sfilata di moda! Che carino questo! Mi sta proprio bene! Che altro ci sarà? E questo? Non è il mio colore. Wow, carino! Wow, ecco quello giusto! Non vedo l'ora di indossarli! Wow, sono bellissima! Proverò anche questo! Dà un tocco in più all'outfit! Guardatemi, sono una supermodella! Bisogna aggiungere anche gli accessori! Ehi, ma sono trucchi questi! Wow, quanta roba! Voglio provare questo rossetto! Che bel colore! L'ho visto sulla mamma! Provo a fare come fa lei! Mi sento così grande! Che altro c'è? Profumo! Che profumo delizioso! Piu piu! Ho esagerato forse col profumo. Wow, mi sento da favola! Oh, una bibita! La mia preferita! Essere alla moda fa venire sete! Voglio proprio godermela! Peccato che mi devo servire da sola! Quello è ghiaccio! Lo voglio! Mi piacciono le bibite fredde! Così dovrebbe bastare! Oh, ho macchiato la maglia della mamma! Accidenti! Oh mio Dio, si arrabbierà! Dai, togliti! Oh, niente, non se ne va! Che cosa posso fare? Pittura bianca nasconderà la macchia, sì! Speriamo che funzioni! L'ha solo peggiorata! Possibile che capitino tutte a me! Pensa, pensa! Il profumo toglie le macchie! No! Non è giusto! Stacy, che combini? Perché? Che mondo crudele! Sono i miei vestiti? Ma che cosa hai fatto? Oh, ciao mamma! Esigo spiegazioni, signorina. Non ti arrabbiare però! Volevo solo essere bella come te! Oh, davvero? Sei così tenera! Non preoccuparti, niente di grave! Ma forse so come rimediare! Tutto si aggiusterà! Lo dici così per dire! Fidati, ho un progetto artistico per te! Cominciamo arrotolando la maglia in questo modo! Poi piego questa estremità! E uso un elastico per tenerla ferma!
Continuo così per tutta la lunghezza. Divido la maglia in sezioni più piccole. Devo assicurarmi che gli elastici siano ben stretti. Ok, credo che basti così. Adesso metto la maglia in un grosso contenitore. Questo qui è perfetto. Poi aggiungo dei cubetti di ghiaccio. Devo coprirla tutta. Ora serve il colore. Verso della pittura rossa sui cubetti. Faccio lo stesso con altri colori. Sembrerà un vero arcobaleno. Quindi metto i colori in un ordine preciso e seguo delle linee sottili. Devo far presto prima che si sciolgano tutti i cubetti. Questo è l'ultimo colore. Wow, fantastico! Adesso aspettiamo. Mentre il ghiaccio si scioglie, il tessuto assorbirà i colori proprio come una tintura. Un modo divertente di colorare i vestiti. Un'idea, per così dire, fresca. Il ghiaccio si è sciolto. Togliamo la maglia dal contenitore e ta-dan! Wow, fantastico e bellissimo, mamma! Ma non giocare più con i miei vestiti? Ci puoi contare, mamma! Dove ho messo la bibita? Eccola! Oh no, non farlo! Sì, hai ragione! Vorresti avere un'amica come Hello Kitty che vi aiuti quando siete nei guai? Non dimenticate di condividere il video con gli amici e di iscrivervi al canale per non perdervi il divertimento!